è con noi mentre prepara il suo prossimo spettacolo che si intitola A te e famiglia e andrà in scena sabato 7 dicembre all'Auditorio della Conciliazione di Roma, Max Giusti. Ma c'è un nuovo eroe in città, Super Max Giusti, metti la voce come un barba papà. Con la sigla di Super Max. Ma volete farvi emozionare? Volete farvi emozionare? La lacrima. Quante ne abbiamo fatte insieme, ragazzi? Quante ne abbiamo fatte? Io ho tante colpe, Perché? La prima è quella di aver dato il via a questo mostro. Ti posso dire che in forma come quest'anno non t'ho visto mai. Addirittura? Mai, non t'ho visto mai. A me sta roba la mattina, quella del conduttore perché a me sono le cose più semplici sono le cose più divertenti, secondo me. Già ti ha detto che c'è una comicità elementare, ma non è vero, mica sono così merda. Hai visto quelli che ti fanno i finti complimenti? Sì, no? Sì, no, bello, perché è proprio basico, è proprio semplice semplice, quella comicità che andava 40 anni fa. Bravo, che brutta, bravo, persona, bravo. Ma voi state in piedi? Rimango in piedi o mi siedo? Perché io non c'ho la lungo. Vuoi stare in piedi? Stai così. No, però ce l'ho corto. Quindi no, cioè, che senso, il microfono no, cioè, c'ho questo qua. Come va? Stai così. Sto così. Guarda, fai una cosa. Prendi il gelato. Prendi il gelato. Sei libero di fare quello che vuoi. Prendi il gelato. Ma dai, sì. Quello qua. No, aspetta, non mi piace più questo. Ma rimango così. Dai. Molto così. Più bello. Quando mi dici gelato, viene subito pupo. Bravo, bravo. Ma che bravo. Ho incontrato Pupo tempo fa in un aeroporto. Veramente sono ammazzato da lì. Tornava da un paese che non ho mai sentito, tipo la Sfagigistan. Ha fatto una convention. Sono stato lì che... No, sono molto bravi i russi, mi trovo molto bene con loro. Oh, ma lì è... Gli danno ste secchiate le sordi a Pupo. È una star nei paesi dell'est. Se perdi, secondo me, se perdi il passaporto in Azerbaijan, non chiami l'ambasciata, chiami Pupo, Pupo, che c'ha la suoneria e fa bravo, bravo. Ma invitiamolo, invitiamolo Pupo, perché aspettiamo. Anche Perroni ed io siamo delle star nei paesi dell'est, a Vasto, a Pescara, ci conoscono. Beh, dall'Abruzzo la gente vuole bene a tutte e due, ascoltiamo tutti i giorni all'Abruzzo. Sarà la miseria quando è bello all'Abruzzo. Senti, a te e famiglia che è una minaccia. Ma no, no. Ma c'ha voglia di stare sul palco e volevo una data natalizia. E ho trovato questo spettacolo da fare a Roma all'Auditorio della Conciliazione per farci gli auguri tutti insieme. Poi in realtà è un sabato sera, questo auditorium bellissimo dove c'entrano 2000 disperati. Tra l'altro poi partire la caccia al biglietto, venite, è divertente. È fortissimo perché partono gli amici, no? Ma che so, gli amici quelli vecchi, quelli vecchi, storici. Non quelli che tu incontri nella tua carriera, quelli di che sei rimasto amico del quartiere, no? Quelli che te fa, che poi quest'anno cioè, è partita una pantomima. Cioè, cominciata col ma perché ho fatto un film quest'anno, no? Allora cominciare a fare, senti un po', ma ha fatto il film? Ma hanno detto che ha fatto il film? Ho fatto il film. Ah, ho capito, no, perché a me il cinema italiano non mi piace. Vabbè, così. È secco, eh? C'entro io. Tu che film hai fatto? Italiano? È italiano, cazzo. Beh, certo, io certo, ho fatto, io faccio il film americano, no. Ma per venire al cinema come posso fare? Come puoi fare? Pietram. Andiamo a macchina. È così. Mo, prendi i mezzi. Però per il teatro, ma senti, ma sei a teatro, Mercedes, sì. Senti, ma dice che... Però non si trovano i bietti. Come se andiamo venuti 500, ne mancano 1200, insomma. Certo. No, dice che non si trovano i bietti. Ma dice chi? No, che così no. No. No, poi comincia... E poi dice, ma senti, ma praticamente no, perché... Ma come si fa per piazzare i bietti? Come si fa? Come tutti, eh? Vai online. Vai online o vai a teatro, prendi i bietti. Ma mi può prendere te? Poi domani... Cioè, tutto questo per... La per cosa più bella è quando ti dicono... Me li prendi tu? Te li pago? Sì. Ma che faccio? Vendi i biglietti? Ma tutto finalizzato a maggio. Io lo dico a tutti, tutti gli amici di Roma, quelli che conosco. Ma vi pare, adesso è Natale, siamo sotto Natale. No, ma se mi chiedi due biglietti omaggio, ma te sembra che io mi chiedi due biglietti omaggio? Ma col cavolo, no, bravo, bravo Max Giusti, io sono cinico come te, bravo. Non ha fatto, bravo, ha fatto cattivissimo me, non a caso, perché è cattivo. Invece a Natale bisogna donare, Max. No, donare a Natale è stranissimo. Noi volevamo venire tutti a vederti, okay, con i parenti. Siamo 220. Senti, ma Natale dove lo passate, a parte che state con me alla conciliazione? Al Gabbio, come al Gabbio? Sì. Tutti i giorni qua? Lui parte, lui è ricco, parte. Dove va? Sabaudia? No, c'è la villa? Vado lontano. Nuova Caledonia, lui. Ma che
Nuova California? No, lui va a Nuova California, dietro Ardea, vicino Ardea. Ma non gliene frega niente a nessuno dove vado io. Parliamo di te. Vai, sono pronto al vostro foglio di fila. Qui c'è una richiesta, ci sono richieste. A richieste. Perché ci sono gli ascoltatori di Supermax che ti amano. Sì, che ti amano e che ti hanno sempre ascoltato fin dalla prima puntata. Paola dice, ciao Max, ci manchi a Rai Radio 2. E poi qui chi è che ti segue dalla prima puntata, ce l'ha scritto... Dalla prima puntata. Oh, guarda come tecnologico, eccolo, come scrolla, Anna come Maria, scrolla. Dai che bello, c'è Max, io ascoltavo Super Max, la trasmissione dalla primissima puntata. Venne anche Fabrizio Frizzi, belle persone. Come no? Venne un la ricordo prima puntata di Fabrizio. Fabrizio Frizzi. Avete fatto un programma con Fabrizio. Avevamo fatto Attenti a quei due all'epoca e lui venne e cantò Hai un amico in me, cioè lui. Adesso voglio vedere quando dovesse uscire il nuovo adesso io scrivo su un cartone, foglio sì. Io scrivo su un foglio tutti i personaggi, tu me ne dici uno dopo l'altro, tutti i personaggi che hai fatto a Supermax. Chi si ricorda? Allora, Terence Hill. Vabbè, Terence. Ma tutti a Fragno di Fore. Adesso mi fa ridere. Matteo, sei fa Costanzo tu? Costanzo, perfetto. Ma ogni tanto, ogni tanto. Io purtroppo sono malato del costanzo di neck. Cioè, perché Terence Hill è bravissimo, no? Però dove nacque il personaggio di Terence Hill? Sul fatto che c'erano cioè Spoleto, Gubbio, cittadine tranquille. Poi arriva sto prete e morono tutti. Tu l'hai fatta una scia di sangue infinita. Ora, viene presa in ostaggio, cioè la banca, ci sono 7 ostaggi, tutti chiusi da 24 ore. Lo ammazzo! No, non lo fa. Tanto fa la... Allontanati, lo ammazzo! Tanto fa la cagna a largo. Che ci lascia lo stendino. Che ci lascia? Non lo fare! Allontanati, lo ammazzo! No! Ammazzo pure lei! Ammazzo pure lei! No, lei è la chirichetta. Ammazzo, è cambiata a perpetua. Chi è? È cresciuta, si è alzata. Comunque, se deve ammazzare, ammazzi pure ammazzo lei. Il pianista! Ammazzo, no, non lo fare. Guarda che faccia che c'ha. È bianco come un cencio. Va bene la cosa che faceva impazzire Don Matteo. Era Raffaele. Questo Raffaele. Io dicevo, ma Frank, ti affermati, Raffaele. Sì. No, perché è quello che mi chiedo, no? Cioè, questa c'era. Lì è nato. Cioè, banca. Tutti dentro, arrivano i NOX, i GIS, i RIS, le truppe camellate, la legione straniera, cioè non si sblocca niente fino a che ne arrivava sto prete che ha la bicicletta, quelli bombardati, fermi, quelli arrivava. Fammi fare. Pure rapinato il frate. Io immagino, perché ascolti tanto Costanzo alla radio, sì, no? Benvenuti, pamatano, oggi abbiamo oppide, Terence Hill. Ah, tutti e due? A fare in tutti i luoghi. Un dialogo tra loro due sottotitolati. Che se può capire. Senti, ma lui da amicizia, lui l'ha accettata, queste minizioni. Allora, io ho un po' rallentato a farlo quando mi disse alcuni del suo staff. Quando ti ha sparato, lì è stato tutto. No, ho smesso di farlo quando poi mi hanno detto che lui non la gradiva tanto. Poi però 2 anni fa ho fatto il provino per fare il protagonista di puntata di Don Matteo. Sì. E la mia gente, che voi conoscete, mi ha detto: ma no, Max, ma ti ho fatto la parodia, sei anni, non mi chiameranno mai. Certo. Ma no, Max, ma che c'entra? Tu hai anche un'altra carriera, una carriera d'attore. Ho fatto il primo e ho detto bravissimo, ci sentiamo prossima settimana. Sentiti te. Mai no. Più. Appare, pensa che bello però, pensa che bello. Tu pensa che bello però. Mettiamo caso che il provino è andato bene. Il provino è andato bene. Arriva la telefonata di Terence Hill che vuole comunicarti che la parte l'hai presa. Quindi tu rispondi e dici... Io sono tu sei Max Giusti. Vai, adesso. Pronto? Sì. Pronto? Mi senti? Pronto? Affare. Devo fare il provino. Ma lo fa tutto io. Sì, certo. Ma io non volevo fare. Okay. Sormania con le Terence. Pronto? Però tu sono vuoi io. Sapere? Sì, sono Max, ma è lei? Sono io. Sono Terence Hill. Ti ricordi? Mi chiamavano Trini. Mi chiamavano Trick and Track. No. Ci ho fatto tanti film. Ma come no? Ma lei, Terence Hill, io ho fatto un provino per fare il film con lei. Com'è andato il provino? Com'è andato, Terence? Ti dico la verità. T'hanno preso. L'ho detto con una certa gioia. Con una certa gioia. T'hanno preso.
Mo voglio capire se mi capisci. Però no, io voglio Ma il provino consiste in che cosa? Cioè, tu vai là, ti fanno ascoltare delle frasi di Terence Hill, se no, le capisci... No, ti danno le parti del provino, poi era il cattivo, no? Andrea lo sa, quando tu fai spesso il comico, quando ti fanno fare il cattivo, godi come un cinghiale, perché non ti capita mai, no? Beh, a me, comunque, Don Matteo, a che serie è arrivata? 16, credo sia. Don Matteo, 16, edizione. Non lo so, perché poi gli hanno fatto smettere di fare invece Un passo dal cielo. E lui ci è rimasto malissimo perché l'ha preso quell'altro attore molto bello, non ricordo il nome, scusate. Boni? O Alessio Boni? No. È una... Vabbè. La redazione prontamente. Sì, hai visto l'autore come è pronto. Sì, stanno giocando a zecchinese. Sì, perché l'hai preso il tavolo da Pontisso, stava dicendo. E praticamente. Che succede? Che lui è rimasto. Cioè, una volta che c'era tutte queste belle, la Ghiabotto, Emanuele Arcuri, sì, tutte le più belle attrici italiane stavano a un passo dal cielo. Sì. Proprio come era capitato di fare la finanza. Adesso me l'ho capitato. Radio 2.